Sono problemi. Ok, dovremmo esserci in teoria. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti. Benvenuti a tutti. Scusate se ci sono stati problemi all'inizio, ma oh, ragazzi, tecnicamente è il primo gameplay, quindi abbiate pazienza, lo sapete che sono imbranata. Yeah, ci sono, ce l'ho fatta, dai. Benvenuti a tutti. Per chi non mi conoscesse, io sono Intial, benvenuti su Slay the Spire, penso si dica così. Buonasera anche a lei, Blake. E pensi che è tutta colpa del signor Aster? Infatti, per chi vedrà questa live in seguito, sappiate che questo gioco mi è stato regalato da uno di voi. E quindi ho deciso di portarlo sul canale. Sapete che tecnicamente il martedì è più serata da appunto bevute, chiacchierate, ci saranno ovviamente anche quelle, però ovviamente ho voluto provare a fare, perché comunque ve l'avevo detto, che avrei fatto ogni tanto qualche gameplay per farvi vedere, per farvi ridere, per farvi capire che io con i videogiochi faccio schifo. Quindi, bella lì. E ci siamo muniti di birra, ovviamente. Da quel che ho potuto vedere, non sono completamente in blind perché qualcuno mi ha spoilerato, come si dice, e quindi ho una mezza idea di cosa andremo a fare. Posso dirvi che sarà molto divertente perché è uno di quei giochi in cui la sottoscritta soprattutto va in panico e quindi perché ci sono le cose che vanno lette, ci sono le cose che vanno viste. Però io sono ciecata e quindi non le vedrò. Detto ciò, bella, dai ragazzi, iniziamo. Oh, veramente, cerchiamo di divertirci insieme. Allora, iniziamo una nuova avventura. Praticamente noi potremmo scegliere più avanti, sbloccheremo i vari personaggi. Attualmente siamo l'Ironclad. E prende un soldato ha venduto l'anima per ottenere poteri demoniaci. Attenzione, sangue ardente, a fine combattimento ti curi di 5 PV, quindi tecnicamente il guerriero. Poi sbloccheremo ovviamente gli altri tre personaggi che, come vi ho già detto, me li hanno spoilerati, però io non ve li spoilerò. E se qualcuno di voi un giorno vuole giocare il gioco, sapete come sono fatta. E tecnicamente questo gioco si basa su appunto sfide che vanno su beccare mostri, beccare boss, hai tre mappe da concludere per poi appunto far finire la quest del tuo personaggio e poi ovviamente parte un'altra con un altro. E ovviamente ci sono anche i tesori, c'è il mana, ci sarà il mana, ci sono gli artefatti che ti danno poteri in più, eccetera, eccetera. Un'altra cosa, il gioco non è tanto roleplayabile, ok? È molto standard, però io proverò comunque a fare un minimo di roleplay, se posso fare qualche battutina del nostro eroe demoniaco. La farò per voi stasera. Vai Blake, tranquillissimo, vai, non ti preoccupare. Anzi, grazie per essere passato. Detto ciò, facciamo un background insieme del nostro personaggio.
ovviamente non posso caratterizzarlo, però già vediamo che tecnicamente ha i capelli bianchi, quindi possiamo definirlo un soldato che comunque ha avuto un'origine albina o comunque i suoi genitori erano diciamo gente particolare. L'albinismo sapete che è comunque un fattore raro e che appunto decide di ruolarsi se non che per avere più potere, più fama, più gloria, per guadagnare anche di più. Ovviamente in questo caso, infatti, ci sono anche le monete in questo gioco. Vende l'anima al diavolo per avere poteri demoniaci e quindi diventare successivamente un mercenario. Lo chiameremo, come lo vogliamo chiamare? Scegliete voi un nome a random. Io mi affido a voi. Sapete che comunque facciamo che il nostro personaggio è comunque un uomo sulla trentina. Non lo facciamo né troppo vecchio né troppo giovane, dai, perché altrimenti non si potrebbe ruolare come soldato facilmente. E ora prende un mercenario, ovviamente caotico, malvagio o comunque caotico neutrale, e gli interessa soltanto guadagnare per i suoi interessi. Abdel, mi piace, va bene. Kyle, Abdel, il nostro personaggio si chiamerà Abdel. Va bene, iniziamo un po'. Giusto. C'è anche la scritta iniziamo, ma io sono ciecata. Ecco, atto primo, esordio. Qua abbiamo la mappina. Come potete vedere ci sono gli elite, che sono i nemici più potenti. Il nemico, i falò che ti curano e potenziano le carte, perché questo gioco si basa su prende carte che ti vengono date. Tesori, in queste stanze puoi trovare oro o reliquie. Mercante, l'enigmatico mercante espone e vende qui la sua merce. Spendi il tuo meritato oro qui. Il nostro Abdel tecnicamente è un po' tirchio, però potrebbe prendere qualcosa ogni tanto. Stanze misteriose, qui potrai trovare mostri, tesori, negozi e molto altro ancora. Quindi, sono queste qua. Ovviamente direi. Allora, scegliamo una strada, una strada, una strada. Vabbè, proviamo con questa qui. Ovviamente i percorsi possono variare, variando il percorso, variano in teoria anche i mostri. Certamente all'inizio dovrebbero essere facili, se non sono facili riderete tanto, perché comunque farò schifo. Sconfiggi i nemici giocando le tue carte, come vi ho già detto è un gioco di carte, per farlo hai bisogno di energia. Una volta finita l'energia passa il turno, all'inizio del turno peschi una nuove carte e la tua energia si ripristina. Blocchi gli attacchi nemici giocando carte difensive. Il blocco riduce il danno in arrivo, ma svanisce all'inizio del turno. Nel tuo turno puoi vedere l'intenzione dei nemici sopra quanto eventualmente ti fanno danno loro, detto in maniera semplice, e puoi eventualmente bloccarli e quindi in qualche modo salvarti. Ci sta. Oh, gli slime! Bene. Allora. Ok. Eliminiamo. Guardate, qua sotto ovviamente c'è la loro vita. E poi facciamo un blocco, almeno un minimo ci proteggiamo. È un gioco molto carino, molto semplice. Abdel ora ne ha buscate, però. Ah! Maledetti! Si è fatto male, porello. Abdel, però anche te. Con gli slime. Vedete questo che c'è sopra? Benvenuto il giocatore. Benvenuto. Guarda, sono più improvvisata io di te perché io non so proprio giocare a queste cose. Comunque, questo qua sopra sono le maledizioni. Ti danno dei. Comunque dei danni, ti danno noie.
Allora, leviamo il piccoletto, leviamo l'altro piccoletto. Infliggi 8 danni, applichi 2 vulnerabilità. Ho bisogno di più energia. Ah, vero, ecco, perdonate, vedete l'essere mio di essere distratto. Ovviamente ogni carta ha in mano comunque l'energia che può essere utilizzata contro i vari mostri. Queste ce ne sono due, noi ne abbiamo soltanto uno. Quindi difendiamoci. Abdel, però, usa lo scudo, figlio mio. Questa spada così, sta katana. Dai, dai, Abdel, è il tuo primo scontro. Sei un mercenario, mi raccomando. Ok, suggerimento: finito le carte? Se non hai più carte da pescare, gli scarti vengono mescolati nella pirra. Vabbè, ancora siamo all'inizio, quindi prenderemo ovviamente dal mercante, eccetera, eccetera, le carte. Buonasera anche a te, il giocatore. Dai, che almeno ridi un po' del mio essere imbranata. Allora, dai. Vedete, è un giochino molto tranquillo, simpatico, adatto a gente come me che con i videogiochi fa schifo. Però ha il suo perché, ha il suo perché. E ciao ciao, mostriciattolo. Yeah, poveri slime. Poveri slime. Allora, bottino, abbiamo avuto 10 15, pardon, monete d'oro. Cioè, possiamo prendere 15 monete d'oro. Avere destrezza liquida. La destrezza aumenta il blocco ottenuto dalle carte, ok? O aggiungere una carta al mazzo. Direi che possiamo aggiungere una carta al mazzo, almeno anche per iniziare a vedere un po' che carte ci sono. Carte potere. Ok, questa sarebbe una carta potere. Quando una carta ti fa perdere PV, ottieni un punto forza. In realtà ti dirò, il giocatore, io principalmente non sono una che gioca. Questo è il primo gameplay che porto sul mio canale. Io di solito porto roba culturale. Però mi è stato regalato da un ragazzo che fa parte della community, nonché veramente mio amico, e mi ha detto: oh, dai, provalo, vedi, perché io sono una che è veramente pessima in tutti i giochi, quindi ho detto: dai, questo magari ti diverte, ti appassioni, ti cintrippi e fai vedere magari anche cose nuove ai ragazzi che sono noiosa, se no, guarda che faccia, guarda che faccia. Però ti dirò, tutto sommato mi sta piacendo, sono soltanto all'inizio della partita, quindi non so cosa mi aspetterò più avanti. Il nostro Abdel è un po' perso, non sa neanche che carta scegliere, un po' tante mazzate ne ha prese, quindi gli fisca un po' la testa. Allora, ok, queste due sono carine. Infligge 2 danni, peschi una carta. Ottuono. Le creature vulnerabili prendono il 50% di danni in più dagli attacchi. Vabbè, prendiamo questa allora. Vabbè, ragazzi, Kyle. Cioè, io comunque voglio provare a vedere, a capire, poi vediamo. Consigli, la stessa reliquia non ti sarà mai. Ok, però perché. No, non spoileratemi, vi prego. Allora, abbiamo già detto, Abdel è un tirchio e vuole soltanto denari per sé. Prendiamo un po' tutto, non ci interessa nulla, noi arraffiamo perché ormai abbiamo perso il nostro essere cavalieri al servizio del regno, siamo diventati mercenari con poteri demoniaci, con la mega katana e non ce ne frega proprio di niente di nessuno. È anche in posa combattiva. Ok. Sì, il sistema è molto intuitivo e è adatto a una persona come la sottoscritta. Cadi in una pozzanghera, tutto diventa un mare di melma. Dopo aver combattuto freneticamente con la melma corrosiva, riesci a liberarti. Sei in.
Vabbè, sei sporco dalla testa ai piedi. Sei finalmente fuori, ma noti che hai perso qualcosa. Eh già, il liquido appiccicoso ti ha distrutto tutti i soldi, praticamente. No! Li avevamo appena guadagnati! No! Vabbè, niente, piuttosto ci facciamo male, ma noi i soldi li vogliamo e quindi Abdel ha scelto. A contatto con la melma, la tua pelle brucia e ti ustioni, ma riesci comunque a riprendere qualcosa. Ma ve l'ho detto, il nostro personaggio ha fatto tutto ciò, ha preso poteri demoniaci, eccetera, eccetera, soltanto perché è un avido, vuole soldi, vuole arricchirsi, eccetera, eccetera. Viene da una famiglia che comunque è povera e quindi anche, diciamo, la paga dell'essere cavaliere non gli serviva a nulla e ha deciso piuttosto di combattere in questa maniera e diventare mercenario. Guardate, qui il nostro amichetto è molto simpi, però mio caro vermiciattolo, verme mascella, tra le altre cose. È veramente cioè, i mostri sono veramente carini volendo, cioè non sono per nulla brutti, almeno per ora. Comunque anche di background potete vedere che siamo in un dungeon o qualcosa del genere. Difensivo, questo nemico intende bloccare e usare un buff. Quindi non mi farà probabilmente difendere. Ok. Vuoi giocare sporco? Va bene. Io ti butto addosso tutto quanto. Ok, si è fatto forza, quindi penso che ora avrà aggressivo. Quando un nemico intende bloccare e attaccare per 10 e attaccare per 10 di danno, vulnerabilità, gli attacchi. Ok, vabbè. Io probabilmente col fatto che non leggo, perché questo è stato sempre il mio grave errore anche nei videogiochi, che anche più stupidi, non leggo. Sì, a parte che è tutto scritto, va bene. Però se ci hai fatto caso io ho saltato anche quello che avevo in mano. Allora, sto giro. Allora, più che altro a noi ci serve un po'. Non lettura esattamente, e per questo motivo che io anche faccio schifo ai videogiochi, perché si basano ovviamente tutti sulla lettura, ragazzi, però io sono una bimba speciale, quindi il nostro Abdel, benché soldato, è un po' buzzurro, quindi lui, ripeto, non gli interessa, anzi lui, come abbiamo già detto, vuole i soldi, quindi date i soldi a Abdel. Dai. Allora. Costa un mana in meno per ogni perdita di PV in combattimento. Infliggi 18 danni. Occhio per occhio. Giustamente il nome è un programma. Ma guarda, beh, facciamo cambio. Io ti do i miei occhiali. Okay. Ragazzi, anche con voi, se volete i miei occhi. Vabbè, ovviamente, non potete, chi non sa il background di questo canale, sappiate che io mi dovrò fare l'intervento perché sono una talpa. Ed era inteso in questo senso. Il nostro Abdel invece ci vede abbastanza bene, anche se ha un elmo un po' particolare che, vabbè, fashion souls, come direbbe qualcuno, anche perché me lo ricorda principalmente. Infligge 4 danni, vulnerabilità, eccetera, eccetera. Boh, ma prende un botto di mana, quindi non mi potrò difendere, però un attacco definitivo. Vediamo che succede. Al centro della stanza brilla una massa di luce. Il suo bagliore caldo e gli incantevoli arabeschi che proietta sui muri sono estremamente invitanti. No, non mi interessa rischiare di perdere punti vita per potenziare due carte a random. Andiamo un attimo dal mercante, vediamo un po'. Benvenuto, benvenuto, vendo tutto, vendo tutto. Vediamo che vendi. Ehi, ciao, bene. Allora,
combustione in sconto, si potrebbe ragionare, dato che lui è molto adatto per gli sconti, no? Vi faccio notare, questi sono quelli che sono noti anche come artefatti, li vedremo anche più avanti, penso siano loro. Ripeto, mi è stato spoilerato il gioco, ecco perché. Sì, ci sono i Vugumbra! No, vabbè, comunque il mercante che sta lì e che ti vende roba, col dito, tra virgolette, tutto rattrappito, blu, un po', vabbè. Blocchi 6, tumulto all'inizio del turno. Ah, beh, queste sono le carte grigie. Le carte grigie, ragazzi, non fanno un granché cose. Infatti, molto spesso sono. Mi piace il tuo taglio di capelli. Sì, lo so. Sono bellissimi, lo so. Grazie, grazie. Però se mi fai complimenti non ti compro comunque nulla. Allora. Vabbè. Adele, ti tocca spendere soldi. Una, venduto. Due, dai. Eh sì, spoilerone. No, non devo rimuovere nulla, mi fai uscire? Oh, prosegui, ecco. Beh, compa, bellissimo, bellissimo anche il background con queste fiammelle verdi, ci si vediamo dopo. Ecco, ora capite anche la mia battuta di prima del fatto che mi ricorda anche i Souls, perché ci sono i focolari, dove riposi e puoi forgiare le armi. Vabbè. Comunque, sì, ti curi il 30% dei tuoi PV massimi, e quindi 24, che non sarebbe male. Oppure c'è Forgia, però Forgia per ora no. Vedi, allora, ragazzi, abbiamo qui in chat il genio che mi ha regalato questo gioco, che comunque è bellino, Aster, grazie, veramente figo. Appunto, i focolai ci sono dalla preistoria. Allora, io qua vi dico, mi ho giocato finora con i mostri basici. Però, ecco, dovremmo provare a fare l'elite. Però io, francamente, l'elite. Poi ci sarà il mega boss della mappa, Però io l'elite, Abdel, gli interessano appunto i soldi, non gli interessa stare là. Cioè, sì, ovviamente. Combattere contro un'elite gli darebbe più soldi, però è anche, diciamo, se n'è andato, è diventato mercenario, però è un po' vigliacco, ecco. E non serve più, col fatto di essere mercenario puoi anche scappare tecnicamente, invece se sei un soldato, poi sotto anche i demoni, capite? Quindi facciamo una pippetta, diciamo così. Ma sto corvo? Ma sto coso? Cos'è? È bellissimo! Ma lo voglio come soprammobile. Vabbè, mentre io cultista, ma sembra un. Ma non è un cultista mai. Ma che è questo? Ma che ha in mano? Compa! Ma che ha in mano? Vabbè, robe strane dove trovarle. Ah, ok, allora. Vediamo un po'. Dai, cultista, che culti? No, vabbè, io vorrei anche in qualche modo proteggermi, non so che cosa mi fa, quindi non conosco il bambino. Incantesimo, rituale. E mi sa che si è curato. Rituale, dopo aver agito ottieni 3 forza, quindi sì, sei un minimo curato. E mi fa danno 6. Il cultista fa cra cra, esattamente. Senti, fai danno 6, cioè, ciao compà, alla prossima, bella, tira fuori i money, ladro, ladro, di merendine, guarda, si è fregata la maschera del corvo, non siamo mica i medici della peste noi, ladro, vai, vai, ciao, alla prossima, insegna gli angeli a mettere maschere strane. Ok. Abbraccio scuro, quando esaurisci una carta, peschi una carta.
Colpo perfetto, infliggersi danni 2 in più per ogni altra carta nel mazzo con colpo nel nome. Colpo d'Elsa, infligge 2 danni, peschi una carta. Vabbè, prendiamo questa qua, è un pochino più scarsina, però va bene. Dai. Perché ho preso il falò? Non lo so, ci ho pensato dopo, ho visto dopo che avevo tutto prente integro, però vabbè. A questo punto, ecco, facciamo che potenziamo una carta, dato che ho fatto questo errore. E boh, conferma, dai. Ecco, esattamente la forgia. Abbiamo fatto una cosa di forgia. Oh sì, altro tesoro, altro oro. Sono contento. Finalmente, sempre più potere, sempre più ricco. Che cos'è? Ornitottero giocattolo. Ogni volta che usi una pozione ti curi di 5 PV. Ok. Ecco, queste sono quelle che si diceva prima, le reliquie. Le reliquie forniscono bonus. Uniti, sì, unici che rimangono attivi per tutta la partita. Le trovi sconfiggendo nemici d'elite e aprendo gli scrigni, eccetera, eccetera. Va bene. Ok, grazie per avermi avvertito, Kyle. Io l'avete visto, sto giocando molto così. Il nostro Abdel è andato all'avventura e niente. Cioè, però, tecnicamente dovrei seguire una strada che mi conviene, qui avrei in teoria meno nemici, però qua ci guadagno di più di oro. Regà, che fate voi? Sì, sto giocando alla Cracrà, esattamente. Scegliete voi per me cosa volete che faccia. Non mi fate fare il sondaggio, scrivetelo qui in chat direttamente. Vediamo un po' che dite voi, perché tecnicamente tu falò, gli altri. Perché se il nostro personaggio è così, è potenzi. Quindi vado. Sì, volendo ci può stare anche questo mood. Perché comunque si è messi bene. Si è messi molto bene, seppur non stiamo facendo una cosa estremamente al top. Vabbè, andiamo di falò. Forgia. Sì, ci stavo pensando anch'io, in effetti. Dai. Che ho fatto? Aspetta, no, ho bloccato tutto. Ecco, avevo un attimo toccato roba e si era un attimo perso tutto. Quindi siamo intorno ora con questa carta, intorno alle 40, 46, mi pare, non ho visto bene. Ok, dai. Bossettino! Di nuovo uno slime. Raga, basta vita da slime. L'ho seguito l'anime. Ed è anche carino, tra le altre cose. È abbastanza divertente, però. Melma punta. Ok, è uno slime, va bene. Così, debotto, senza senso, così. Mazzata. Ok, ora mi puoi anche picchiare e malmenare, tanto Abdel. È scappato. Ah no, si è diviso. Si è diviso. Wow. Carina come cosa. Carina come cosa. Cioè, nel senso, non è probabilmente piacevole per il nostro Abdel, però è carina. Dai. Vedete questa qui? Questa dovrebbe essere tipo i sogni debuff, che sono tipo le maledizioni. Dai, non fare. Sì, vabbè, Abdel, non. Stai piangendo? Stai piangendo? Non si piange. Eh sì. Però ti dà queste carte farlocche, le carte grigie che non sono poi un granché, eh.
Vabbè, iniziamo a malmenare anche l'altra, dai. E poi ci proteggiamo. Comunque potete vedere, è un gioco molto carino che cioè, veramente, ammetto che veramente non è difficile, è comprensibile. Mi piace parecchio. Cioè, capiamoci, so che tra di voi ci sono magari giocatori più esperti, però io non sono proprio mood capace, quindi avere a che fare con questi giochi tranquilli per me è top. Ingiocabile Eteria, ecco. Dai, niente. Scusa, non avevo visto che non avevo finito il mana. Scusa, Abdel, non te la prendere. Con sto spadone finisci il mana? Ma che poteri demoniaci hai? Ti sei perso per strada? Ti sei perso per... Abdel, cioè, non solo sei avaro, ti perdi anche per strada. Va bene. Ok, vabbè. Vabbè, andiamoci tranquilli, cioè ormai qua le due melmine sono andate, dai. Ora sei contenta? Ora ridi? Ridi? Guardatelo, guardatelo. Sta lì, vede l'oro, si fa bello. Allora, carica selvaggia, infligge 7 danni, mescola una distorsione nella pila. Vabbè, ovviamente questi che danno zero, ovviamente però ti creano dei malus. Questo è disarma. Vabbè, faccio quella dei danni. Abdel non gli interessa nulla, vi ripeto, lui vuole soltanto far male ed essere ricco. È una persona molto, molto così. Allora. Vabbè, ancora puoi stare, non fare la pussy, come direbbe qualcuno. Allora. Ok. Quindi tecnicamente... difesa no, dai. Vabbè, no, sì, dai, almeno una di difesa, facciamo uno scudo migliorato. Ho appena notato che non puoi rimigliorare le carte, non puoi fare una carta plus plus, per capirci. Cosa che in realtà immaginavo si potesse fare, cioè se tu mi dai l'opportunità di migliorare una carta, o me la dai per sempre o non me la dai, cioè mi ha un po' perplesso, però ci può stare, ripeto, magari voi che siete più esperti troverete questa mia stranezza, questo mio modo di vedere un po' strano. Vabbè, vediamo che hai, ma... Il mio colore preferito è il blu. Tu quale colore? E poi non ho visto cosa intendeva. Ci sta. Questa è un'armatura. Blocco 3. Infliggi. Vai, basta. Così, se ci fate caso, sto andando soltanto per far danni. Questo è sbagliatissimo in un gioco, lo so, però il nostro personaggio è fatto così. Ah, io spero, raga, veramente spero che di essere capace perché... Aspetta. Ok. Ok, serve lo scudo qua. Almeno non ci becchiamo tantissimissimissimi danni. Ah, ma avevo ancora un mana? Ah, e mica l'avevo visto. Comunque fateci caso che questi funghetti, prente, sono dei topi, cioè questo qua soprattutto è un topo morto e c'è il fungo tipo Parasect, penso si chiami così, che lo controlla. Bestia micotica, infatti. E questo qui? Pulce. Una pulce un po' grossa, però vabbè. Ci sta.
Va bene, non hai sentito nulla, su. Sì, è come il fungo, appunto, è come il fungo delle formiche zombie. Vabbè, usare questo è un overkill che non mi pare manco il caso. Ok. Va bene, allora. Ok, dobbiamo levarci un po' almeno. Vabbè, questo ti manda cosa? Ti fa strategico, ti fa un debuff. Va bene, allora senti, leviamo la pulce. Pulce, ciao ciao. Vabbè, niente. Ma perché? Perché io non guardo, io sono scema e questo è il fatto. Cioè, io ero convinta che li avessi finiti. Devo starci attenta, ma devo starci veramente attentissima. Vabbè, ormai è andata. Anche loro sono morti. Ho fatto una cavolata di quelle proprio epocali, però. Ah, vero, potevo scegliere solo uno. Ok. Giocabile se hai solo attacchi in mano. No, questa non la posso prendere. Va bene. Penso di non poterla prendere. Ok, però. Ok, perché non me la fa? No, ma la voglio prendere. Allora, ignora pozione. Hai 3 slot. Sì. Ci sta. Non l'ho visto. Vi ripeto, sto giocando così, molto a random. Destrezza istantaneo. Pozione incolore. Scegli una tra le 3 carte incolore casuali. Da aggiungere, vabbè, questa potrei levarla, però non importa. Kyle, c'è un motivo se seguo Graffio, no? Dai. Bene, siamo arrivati al momento delle mazzate. Qua vi divertite, ragazzi, qua vi divertite. Perché io non ho fatto nessun elite, quindi. Mo' prendo mazzate. Dai. Usi. Ormai. Ma. No, no, aspetta. 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 Ma cos'è sto coso? Il guardiano. Ed è tipo una creatura di ossa. Mezzo uccello, mezzo coso. Beh, molto carino, ma cos'è? Ho 6 punti, infatti. Allora, questo nemico intende bloccare durante il turno. Dopo aver ricevuto 30 danni, passa alla modalità difensiva. Ok. E allora. Aspetta. No, no, levati. Allora. Conviene fare così. Vediamo cosa succederà. Scopriamolo insieme. Distruggere, distruggere, distruggere. Eh no, compà, non mi dispiace, ma ne, se ne fa possibile, come si dice. Cioè. Vuoi mettere questo individuo? Lui gli interessano i soldi, non, di te non gliene frega nulla. Poi c'ha. Ma. Aggressivo, ok. Diventato aggressivo, va bene. Vabbè, Abdel, dobbiamo darci una mossa io e te. Dobbiamo darci una mossa. Ok. Bloccato, giustamente aveva premesso che l'avrebbe bloccato.
Qua veramente ne buschiamo tantissimo. Vabbè. Qua si busca Abdel. Mi sa che è infatti. Coco, non altro che gamer, qua moriamo male. Moriamo malissimo. Comunque, l'ho detto anche all'inizio della live, facciamo un altro po' su questo gioco, perché comunque lo volevo portare ed ero incuriosita. Però poi si fa la nostra serata classica, l'ho detto anche su Discord, ci saranno queste due divisioni. Lo so, fammelo fare. Fammelo fare. Perché è abbastanza comunque. Cioè, se non hai le carte non puoi far nulla, Kael. Magari avessi sti poteri magici. Vabbè, 5 danni, qua è un danno. Hai bisogno, figlio mio, va bene. C'ha anche ragione Abdel. Ok, va bene. Aspetta, tuono, io vorrei, mi fai vedere tuono? Voglio vedere tuono. Vabbè. Va bene. No, ma comunque, Kyle, Miara comunque. Miara comunque, perché comunque io sono andata molto, cioè sto andando molto male, ma lo noto già da me, non sono capace. 8 per 2, perfetto. E non ho neanche difese. Perfetto. Va bene. Allora andremo giocando di fa per farti più danni possibile, compare. Cioè, se si deve cadere, si cade, però dopo aver combattuto. Vabbè, non ho cure o qualcosa del genere, vero? No. Da notare che cambiano anche i modellini degli attacchi, comunque. Carina sta anche sta cosa. Ok, no, non volevo fare questo, volevo vedere quest'altra cosa qua. Vabbè. Vabbè. Raga, per farvi capire, ho la difesa più 8, cioè difesa 8, un attacco che infligge 9 danni. Un attacco che ne infligge 5. Le altre due carte sono ingiocabili. E vabbè. Sad story. Il nostro Abdel non ha avuto fortuna e i suoi poteri demoniaci purtroppo non l'hanno salvato dalla rovina. Quindi. Ha retto botta? No, appunto, non hai retto botta. Va bene, va bene. Qui dove potete vedere ci sono anche le carte da sbloccare, i vari nemici, eccetera, eccetera. Vabbè, carino, dai. Oh, un nuovo personaggio! Sono curiosa di vederlo.
Ok, sono una bambina, con nuovi personaggi, nuove cose carine, io mi incuriosisco. Allora, compendio, libreria, esamina le carte trovate nel... Sì, c'è Stormy che abbaia, lo so ragazzi, non ci posso fare nulla, l'ho messa anche sopra, in terrazza, però... l'unica cosa che posso fare è mandarla al canile, perché è un periodo che si sta comportando parecchio male. Vabbè, allora, esamina le carte trovate, libreria, reliquario, non lo so dire, reliquiario per le reliquie, gli artefatti, esamina le pozioni. Beh, bella, hai voglia di trovarle tutte, va bene. Questo è il mood del giochiamo al piccolo chimico, praticamente. E compendio, vabbè, questo qui, statistiche, vabbè, non importa. Oh, in realtà sì. Vabbè, le statistiche del mio personaggio, i punti dei miei amici. E va bene, niente. Ah, sapete perché sta abbaiando? Perché la sua sirena sta abbaiando alla sua amichetta. C'è un altro cane che è dei vicini. E quindi si abbaiano tra di loro. Stanno a farsi discorsi. Sono due vecchie pettegole. Ha 4 anni il mio cane, per capirci. Beh, ok, Stormy. Vabbè, dai, io continuerò a giocarmelo più avanti. Cioè, nel senso, continuerò a giocarmelo di mio. Ed eventualmente ve lo porterò più avanti, magari dopo che avrò fatto un po' di pratica e ovviamente magari con Abdel, ma anche con qualcun altro. Peccato che, vabbè, ricordiamo che comunque Abdel ha poteri demoniaci, quindi ritornerà in vita, come ogni personaggio degli anime, dei manga, e di qualsiasi sorta di serie TV, ritornano sempre in vita, a parte qualcuno. Vero Martin? Però a parte questo, e anche Martin con Jon Snow, però a parte questo, ora comunque penso che mi prenderò un po' più con la mano per questo gioco e poi si andrà avanti, ecco. Spero che intanto a me, se dovessi dargli un voto, per me è 10 su 10, cioè mi è piaciuto parecchio, ma gusti personali ovviamente. Non so se voi lo conoscevate, nel caso, beh, ve l'ho fatto vedere. E vabbè, ora ci si sposta dall'altra parte a chiacchierare un po', quindi se volete continuare a seguirmi bene, se no, ecco, vi auguro a chi va via, un buon proseguimento di serata. Spero che ci sia il salvataggio, ecco qua. No, sbagliato. Ah, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Mettiamo un po' di musica, mettiamo un po' di roba. Tranquilli, che ora si sistema tutto. Bella, bella. Spero vi sia piaciuto, avete visto un po' di roba. Ecco qua. Dovrebbe andar bene, ora abbassiamo anche un po' il volume, tranquilli. Sentite l'audio? Penso di sì, non dovrebbe essere. Se è troppo forte come al solito, ditemelo. E io posso riprendermi la mia birretta che è diventata sicuramente calda nel frattempo, infatti. Però vabbè. È troppo alto? Ah, ok, va bene, perfetto. Grazie Kyle per la notifica, ecco. Lo sapete, ogni tanto chiedo a voi perché di mio magari lo sento bene, però non so voi. Ai ai. Avete visto? Faccio figure di schifo, non sono capace nei videogiochi. Però, a parte tutto, questa settimana è stata estenuante per me, si è ripreso con l'università, sto
si è parlato anche la settimana scorsa di gente che è tornata al lavoro, chi col lavoro, chi con lo studio, e io ho ancora problemi con il lavoro, nel senso che nel B&B ancora c'è gente e... Vabbè, no, non è vero il giocatore, cioè già dal tuo nick sicuramente avrai più esperienza di me. Cioè, sicuramente è così, metti che io gli unici giochi che sono capace sono il giocare a carta a Capodanno, cioè, o a tombola. Cioè, faccio capire il mio livello di giochi. Però ci sta, e volevo provarlo, mi ha incuriosito. Vabbè, ma si è improvvisato, ma sicuramente... Allora, facciamo così. Tu sai cos'è... Aspettate un attimo. Ok, dovrebbe andare meglio. È partita a 90 di suo la musica e quindi boh. Comunque, sì, ma tu almeno sai cos'è la differenza tra una Nintendo X e una Switch, ok? Io l'ho scoperto da poco, mi capisci, giocatore? Cioè, io non ho avuto mai qualcuno che mi insegnasse e di mio, la mia famiglia non ha mai permesso giochi, videogiochi, console, eccetera, eccetera. Quindi... sto riprendendo ora a 22 anni, ogni tanto qualche chicca, o giocare magari anche alla semplice dama o magari a qualcosa di un pochino più di peso, magari online, offline, su Twitch o non su Twitch. Ed è un mood tranquillo per me, perché ogni tanto ci sta a staccare, soprattutto se vieni dall'università. Però dai, le vicende di Abdel rimarranno nella storia ormai del canale. Comunque, se porterò altri giochi, ne avevo già parlato, ma comunque lo ripeto, proverò sempre a ruolarli o a fare roba carina sul personaggio, perché a me piace tantissimo come cosa. E vabbè, sì, quello sicuramente, ma no, più che altro... non è questione di zii o di nonni, è proprio che nella cultura familiare che hanno appunto i miei e tutta la mia famiglia non funziona. Cioè, non è questione di voler regalare o no, è proprio che non sanno manco loro che cosa sono i videogiochi. Quindi ti devi adattare. Cioè, i miei mi fecero console tipo Nintendo o computer. Sappi che però il computer ti servirà anche per lavorare. Quindi alla fine sono appunto sul PC. Che bello, eh? Comunque vedi, Kyle? Hanno fatto il discorsetto e ora stanno zitte. Dovevano solo rompere le scatole a me. Quella disgraziata. Sì, ma il... vabbè... quello sicuramente, soprattutto perché, come ti ho già detto, il giocatore, tecnicamente il mio canale come format eccetera eccetera si basa anche su roba culturale di suo di principio, che sono le cose che appunto mi vengono spiegate, insegnate tra molte virgolette all'università e che io quindi riporto e magari amplifico, prendo nuove nozioni, le metto a paragone, eccetera, eccetera, per appunto dare un minimo di cultura anche magari per chi non conosce, impara, ecco, impara a conoscere. E quindi questo. Però, niente, io non mi lamenterò mai di aver aperto Twitch. Certo, ci sono situazioni che sono veramente insopportabili, però non è sempre così ed è molto bello avere poi a chiacchierare con voi ragazzi che mi seguite, quindi veramente top. Sto tutta storta, vabbè. Fatto sta che, tornando a quello che stavo dicendo prima,
per Kyle e per chi ha seguito nei precedenti episodi, i mobili, la roba che si doveva finire di montare sabato scorso, non è stata montata e ci hanno chiuso la cucina, montata almeno la parte di sotto dove sono i fornelli, senza metterci l'attacco del gas e dell'acqua. Quindi posso confermare a tutti voi che sono da 2 settimane a mangiare panini e sto morendo. Ovviamente sto giocando, però ho avuto una situazione imbarazzante perché giustamente oltre a queste situazioni in cui la gente non vuole lavorare, magari sgranchi. Ah! E poi sono anche cose del costume. Ha fatto un tunk la mia schiena! Povera me, questa è la vecchiaia. Sono 22 ragazzi, sono 22, non ci arrivo a 30. Ah, tu, benedica. Comunque, oltre ai panini, mi sono ritrovata nel mood che stanno avendo ancora clienti nel B&B, anche a settembre, voi dite, si dovrebbe tornare a casa, no? Mi sono venuti per Aster, capirà, mi sono venuti Paninara. Infatti c'ho la faccia del panino, guarda. Guarda, questa è una fetta di pane e questa è l'altra fetta di pane. Vai, push, push. Comunque mi sono venuti per te, Aster, amici di Sharon in casa. E tipo, mi hanno prenotato clienti, una coppia di clienti. Mi hanno prenotato all'una, mi sono venuti all'1:20. Raga, io capisco che in Svizzera, ma fatemi pulire la stanza. In Italia funziona così. È stato molto bello, però erano simpatici, quindi ci siamo messi poi a scherzare, a giocare e via. Mi sono venuti anche i ragazzi di Ferrara oggi. Tu vedi questi due signori sulla cinquantina, tutti e due, ipersportivi, proprio ganzissimi. Tu dici, bella, come vorrei diventare da grande, così. Detta così sembro vecchia, cioè sembro una bambina, sempre 22 anni, sono vecchia, vabbè. E quindi questo, sono con una casa ancora distrutta, ho ancora quello da appendere, devo iniziare a muovermi perché vorrei anche iniziare a decorare un pochino la stanzetta qua. Prendere roba carina da mettere un po' in giro perché è tutto bianco ed è molto da ospedale. Probabilmente prenderemo anche cose insieme, magari girando un po' su Amazon, vediamo un po' che c'è. E quindi siamo in questa situazione. Bella. Ovviamente si è parlato anche con i miei vicini di casa. Chi è un po' più addentro sa che abbiamo avuto un rapporto con queste figure un po' sono state un po' ineluttabili, ecco, un po' alla Thanos. Purtroppo diciamo che la situazione non è migliorata assolutamente, perché ci sono facce abbastanza invelenite dalla loro parte che mi chiedo cosa si aspettassero, cioè per non entrare tanto nei dettagli, ma penso che tutti noi siamo d'accordo che se io ti regalo una maglietta, tu non mi puoi pretendere che io ti regali, oltre alla maglietta, l'intero negozio, la cassiera, il cassiere, il dirigente del locale e anche la Madonna. Sì, ma il problema al giocatore è che con queste persone io c'ero anche affezionata, c'ero anche amica, i rapporti sono parecchio raffreddati e ripeto, io non posso di certo, se appunto ho fatto un regalo abbastanza di peso, non puoi pretendere che io continui a far finta di nulla, nel senso che non puoi pretendere ancora roba, perché comunque non sono Madre Teresa di Calcutta.
essere buoni, però non siate fessi, ecco. E quindi questa cosa molte persone non l'hanno ancora capita. Detto ciò, comunque, mi sono ritrovata oggi che c'erano appunto i due ferraresi belli pimpanti che hanno visto gente che dal balcone appunto dei miei vicini buttavano roba, tipo se gli andava in testa, o comunque immaginatevi la scena, ok? Una villetta che poi è diventato praticamente un piccolo condominio, e sul fronte strada ti vedi volare i mobili. Interessante. Grazie a Dio il paesino è abitato solo da nonni, quindi eventualmente se pigliavano qualche nonnino facevano un favore all'INPS. Però diciamo che non sarebbe stato comunque una cosa molto simpatica per il nonnino, la nonnina. Sì, no, ma erano mobili vecchi, quindi per loro sti cavoli. No, ma lo so che si rompono, si rovinano, cioè poi comunque saranno, cioè siamo per capirci al secondo piano. Quindi se tu mi butti roba, what? Fanno il volo dell'angelo, come diceva mio padre. E quindi, però è stato molto divertente perché c'erano gli ospiti del B&B che vedevano questi mobili, che facevano proprio la parabola. E cadevano. Ma è stato veramente molto simpatico come cosa. Mo molto disagiato, però molto simpatico. E boh, questo qua, cioè, sono veramente sempre più perplessa di questo angolo sperduto della Sicilia. Tra appunto cani che parlano con altri cani e cani umani che parlano con altri cani umani. Tutto molto Alice nel Paese delle Meraviglie, tutto all'avventura. Però bella, finché non abbiamo noie né io e mia mamma, siamo al top. No, non sono siciliana, abito in Sicilia, provincia di Ragusa, per motivi di lavoro dei miei. Di origine, sono per capirci, sono per metà pugliese e metà toscana. E poi vabbè, sono sempre in giro per mezza Italia, qua, prima del Covid almeno ero così, ora non riesco manco a fare un viaggio per gli amici che mi succede tipo che esce la Madonna. Ovviamente ragazzi, per Madonna si intende, non per chi è, per piacere se c'è qualcuno di religioso non si faccia le pippe mentali. Madonna è un termine latino che significa mea domina, mia signora, quindi può essere inteso per qualsiasi tipo di donna. Va bene, va bene. Scusate, magari non, voi non, che siete ora in live non mi facevate problemi, però sapete com'è, cioè, può essere sempre qualcuno, meglio prevenire che curare. Che non si sa mai, vanno spiegate queste cose, che se no sembra che tu stai a dire offese al culto o altro, non, anche se siamo in una, appunto in una nazione laica. Sì, appunto, ognuno ha i suoi modi di dire, però sai qual è il giocatore? Il problema è che mentre c'è gente che ha la mentalità aperta, come molti dei ragazzi anche qui presenti, perché con me o hai la mentalità aperta o scappi, però c'è anche trovi sempre quel bigotto, quel buzzurro che ti viene a fare. Non è un modo di dire. È come il Belin o non lo so, lo Yameya, ok, sto facendo stereotipi, però capitemi cosa voglio andare a dire. Cioè, ognuno di noi ha una sua frase, un suo motto che deriva dalla famiglia o da altri. C'è chi appunto come te giocatore lo capisce, c'è invece chi no. E quindi meglio prevenire che curare. Se poi mi esce, appunto organizziamo con Paolo Brosio e così facciamo Louvre in casa mia, dove appunto esce la Madonna. Scusa, ma a quest'ora mi viene a rompere le scatole?
In realtà giocatore sono anche di più, cioè ti dico, proprio nella mia provincia, ogni paesino ha un dialetto. Cioè, e non si capiscono manco tra di loro. Ed è bellissimo. Perché comunque, essendo che comunque sono fatti storici, la Sicilia ha avuto tantissime dominazioni e nessuno può dire di no, no? Si sente magari il paesino che ha più l'influenza spagnola. L'altro paesino che ha l'influenza più araba, l'altro paesino che è francese, e tu sei lì proprio multietnico, è bellissimo, ti giuro, è bellissimo. È veramente una cosa favolosa. E ovviamente, se sei come la sottoscritta che agli inizi era convinta che avessero tutti mal di pancia, quando poi ti rendi conto di cosa dicono, ridi. Perché io ho scoperto di recente che prende sotto casa. Ogni tanto passa prende uno che vende cipolle. Si chiama cipolle di Giaratana, ve le faccio vedere eventualmente, vediamo. Aspettate. Vabbè, basta anche che le cercate voi. Comunque sono dei cipolloni giganti. Non sto a cercarle perché sennò finiamo domani mattina. Sono delle cipolle tipo veramente gigantesche, ok? E quando ero piccola e lo sentivo. Perché comunque venivo a fare le vacanze qui in Sicilia, sembrava che. Sembrava che avesse mal di pancia. E io l'adoravo sta cosa, perché sembrava veramente che avesse dolori. Dolori atroci, mamma, non dobbiamo chiamare il medico, magari sta male, io mi preoccupavo. Poi, sente, siamo venuti a stare per appunto motivi dei miei e ho approfondito la lingua. Sono diventata un po' adatta a comprenderli ed è stato un wow, ma sta bandendo le cipolle. Io pensavo avesse dolori di pancia atroci, invece sono le cipolle. E quindi questa è la lore delle cipolle, appunto, come direbbe qualcuno. Ah, sì, ma allora quello il mercato del pesce, lo becchi. Tantissimo a Catania. C'è proprio la pescheria di Catania, che è una zona dove c'è la gente che si mette a bandire, a urlare come i pazzi. E là sì. I mercatini, ma sono tutto sommato tranquilli. Cioè ogni tanto qualche urlo, però è in italiano. Però ecco, pescheria di Catania, mercato sempre di Catania, Palermo non lo so, non ci sono mai stata. Però sicuramente Catania sì, perché c'ho amici, c'ho conoscenti che sono di Catania. Magari hanno pure il mal di pancia, ma se non si spiegano io che ne so. Cioè, tu immagini. Ma io ragazzi sono quella. Avucciaria, ecco, bravissima, Avucciaria. Ma sei anche tu siciliana? Cioè, stai in Sicilia anche te? Ti vedo esperto, ti vedo in gamba. E comunque, tra tutte le cose, ricordatevi che se io ero convinta avesse mal di pancia il tizio, immaginatevi la me di 5-4 anni che vede dall'albero del vicino cadere un uccellino. Sapete che cadono dal nido, c'è il rischio che possa succedere. E lo vede praticamente spiaccicarsi al suolo e poi investito da un tir. Cioè, io ero quella bambina che si preoccupava per qualsiasi cosa e poi se vedevo cose di questo genere, ma comunque in generale sapevo che poi qualcuno stava male, si metteva a piangere, si metteva a fare tipo no, chiamiamo il dottore, no, chiamiamo il dottore. Cioè, e diventavo veramente insopportabile. Quindi, per questo. Ma in Toscana il giocatore, almeno dalle mie conoscenze, sono anche peggio. Nel senso, non si mettono a urlare in mezzo alla piazza, almeno sì, però non per bandire le cipolle. Cioè, là ti vanno a bandire la. Questa ve la devo raccontare, perché questa ve la devo raccontare assolutamente. Allora, che succede? Noi ci troviamo cioè a Siena, la facoltà di beni culturali ha la sezione di archeologia in un convento
E quindi ovviamente affiancata al convento c'è, vi dico anche la chiesa, si chiama la Chiesa dei Servi, e in questa chiesa appunto a fianco c'è il convento e tu vai, fai lezioni, no? Tutto bene, se non che ogni tanto partiva qualche toscano, là siamo in una contrada, che è quella se non sbaglio del Montone, e ovviamente ci sono le rivalità. Quando quelli diciamo, delle casate rivali arrivavano e mentre c'erano quelli del Montone che stavano preparando feste e cose varie, a un certo punto sentivi: Porco! Siete un branco di... E quindi là le urla erano più per appunto essere competitivi, diciamo così, perché comunque il Palio di Siena sappiamo tutti essere un palio tranquillo, dove c'è molto fair play, come ovviamente gli inglesi nell'Europeo, che comunque si è concluso, e anche lì a Siena non conoscono molto il fair play e quindi è bella. Sì, c'è il Palio dell'Assunta e poi un altro palio che è intorno a giugno, però quello noto di solito è il palio dell'Assunta. Ed è anche quello in cui succede tipo l'ira di Dio, perché magari ci sono anche gli studenti ancora, perché l'Assunta è agosto, quindi di solito lo studente non c'è, ma l'altro che te sei in sessione estiva, dici vabbè, mi rilasso, studio, mi preparo. E a un certo punto senti troton, 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 i tamburini. E a un certo punto senti evviva la cicogna, che poi non è la cicogna, però capite che cos'è, si mettono a cantare. E poi abbiamo vinto! Oppure quelli con le mazze, tu dici ok. Quindi Siena è bellissima. Io adoro Siena perché è veramente ricca di... E non sto scherzando, cioè... Penso che i 3 anni che ho vissuto a Siena all'università, a parte poi ovviamente le situazioni interne all'università, siano stati tra gli anni più belli della mia vita. E ora è tornata a stormi che abbaia perché ha sentito rumori. Non posso andare avanti così, capite il disagio? E io comunque la devo portare in live, prima o poi la porto. Vedete sto muso mezzo di pastore, la gente me la prende per cuccio di pastore, no? In realtà è una monella di 4 anni, altro che cucciolo, anche se è pestifera come un cucciolo, e no, non sto scherzando, veramente pestifera. E però vabbè, ha finito? No, sta abbaiando la compare, vabbè, devono fare le riunioni del quartiere. Io se lo dico e lo ripeto, ho un sindaco al posto del cane, ho un sindaco. Se non si gira tutto il... Scappa fuori di casa più di una volta. Infatti per noi è un problema perché se morde qualcuno, succede qualsiasi cosa, siamo nei guai. Ma lei si deve fare il giro del paese. Tanto il paese è comunque piccolino. E lei se lo deve andare a visitare tutto. Perché sì. E che fai? Te ne privi, no? E quindi io... Ogni volta devo stare là che dico speriamo che non me la ammazzino o che lei non faccia danni. Però le si vuol bene, le si vuol bene. Voi com'è andata la giornata che avete fatto in questi giorni belli? Siete stati mood lavoro, mood esami, mood gioco 365 ore a League of Legends o Skyrim o non lo so, tutti i giochi possono esserci. Perché... Avete visto, io ho fatto schifo. Faccio sempre schifo. Sad story. Che poi, tra le altre cose, Antonio da Girgenti. Allora, a posto. Quindi Valle dei Templi istantanea. E ovviamente anche Scala dei Turchi, che mi hanno detto che hanno chiuso perché c'era la gente che faceva danni, faceva i graffiti. Mannaggia i turisti. Mi ricordo che quando ci andammo con mio padre e mia madre, eravamo là. Wow, che figata!
cosa bianca, bellissima. È un peccato che devono andarla sempre a rovinare le cose. Oh, girgenti, girgenti. Che cosa hai fatto, Andò? Tu non lo sai. Andò, tu non lo sai. Quali memorie ancestrali hai revocato in me? No, t'ho detto, io sono un po'. Abbiamo gente che viene dal Lazio, gente che viene dall'Emilia, dalla Toscana. Io non so manco da dove vengo. Come dicevo ai vecchi tempi, io sono apolide. Non vengo da nessuna parte, io sto. Sono come. Avete presente dell'erba cattiva? Che è ovunque, tipo il prezzemolo, che si trova da tutte le parti. Ecco, quella so io. Mi trovate da tutte le parti e da nessuna. Quindi. Comunque. Le memorie. Sto diventando Werther. Anche se grazie a Dio non ho problemi amorosi. Madonna. Ma quindi. Stavo dicendo, mi sono persa un attimo nelle mie lucubrazioni mentali. Sto diventando vecchia, c'ho anche l'Alzheimer. E niente, niente. Mood tutta Italia. Mood che sarebbe simpatico fa tipo tutti i dialetti d'Italia e provare a imitare. Mi ricordo se è venuta una persona che mi ha fatto: ma tu parli romano? Sì, tu stai parlando romano. C'è mia mamma. Ma hai detto soltanto una parola in toscano? No, non è la toscana, era romano. Ok. Quindi ecco, sarebbe bello avere voi come magari maestri o gente che dice no, stai sbagliando la pronuncia, perché almeno veramente si potrebbe ridere su queste cose. Praticamente la gente sì. Era tosco-romano, sì, tosco-emiliano, l'Appennino. Era il Tevere. Era il Tevere o l'Arno. Cioè, l'uno e l'altro. Era il disagio, era il disagio che mi perseguita. Ormai. Che vuoi fare? La gente non. C'era quando ero in mood i primi tempi, che ero scesa qui in Sicilia, avevo ancora l'accento marcato pugliese. Mi facevano: ma tu sei napoletana? Ed è tipo: no? No, ma quello è il dialetto napoletano? No, ti dico che no, e no, vedrai. E quindi, secondo me l'Italia, anche se tra le varie fasce, tra i vari paesini si cambia un minimo il dialetto, comunque di base possiamo suddividere l'Italia in fasce orizzontali. Quindi c'è quello meridionale, vedi per esempio il siciliano con il calabrese, per certi versi si assomigliano, ovviamente non sono uguali, però. Magari qualcuno che non è esperto li può in qualche modo assimilare. La fascia Basilicata, Puglia e Campania, la fascia comunque Toscana, Lazio, Umbria, Marche. Cioè, per dire, sto facendo, ovviamente sto dando numeri, però sarebbe stato molto carino immaginarsi l'Italia in questa maniera. Beh, sto a imitare un personaggio di Italia. Che è un anime che consiglio se volete ridere, non consiglio se siete persone che se la prendono facilmente. Però veramente Italia e tanto disagio e tanto bellezza nel suo modo di essere. Comunque, Dio santo, alla fin fine stiamo a fare un orario decente a sto giro. Chiedo. Tra le altre cose, per chi ha visto la live precedente, che è stata appunto sui Sumeri, sulla città di Uruk, perdonatemi, purtroppo ho avuto problemi. Avete visto che si è tranciata di netto, non è stato, cioè non è, ovviamente non l'ho fatta apposta e non potevo sistemare sul momento. Oggi vedete la live va benissimo, tutto sommato. Beh, all'inizio ho avuto difficoltà. Perché mi ero dimenticata di settare alcune cose.
Sì, infatti quello che stavo per dire è che comunque la riprenderò e la finirò, la spiegherò meglio, aggiungerò nuovi contesti, nuovi soggetti in un sabba, magari più avanti nel corso del tempo, anche perché ora sto iniziando a seguire anche egittologia, quindi anche lingua e cultura egizia e per la precisione medio egiziano, e quindi ci si può lavorare su, ci si può lavorare parecchio su, però pian pianino, pian pianino si fa tutto. Detto ciò, lo so, dovevo dirlo prima questa cosa, mi è venuta mo', io vado così, non ho, quando sono in queste serate qui, io non ho copioni, ok? Vado molto a ruota libera, vado come mi sente il cuore. Voi sapete che quando faccio testi e robe più pesanti, c'ho ovviamente la cosa scritta. In questo caso no. E bella. Detto ciò, dato che comunque siamo, penso, arrivati a un buon punto della serata, e non, francamente, non so che altre nozioni dirvi o che altre cose fare. Proponete se vi va di proporre, altrimenti possiamo chiuderla tranquillamente qua. Io vi ho fatto vedere che sono una frana e comunque mi sono divertita tantissimo. Stay è veramente bello. E bello. Sicuramente continuerò perché mi è stato appunto spoilerato che ci saranno personaggi che mi intripperanno molto di più del guerriero. Però finché non, ovviamente non sblocco e non finisco i boss, non posso andare avanti. Quindi spero di beccare il mago. Voglio il mago. O il mago o il necromante o qualcosa comunque con la magia, perché sono più per robe magiche. E allora, vabbè, Kyle, allora a questo punto ci salutiamo tranquillissimo. E vabbè, ma ci sta. Io l'ho iniziato veramente con voi, hai visto? Non sapevo nulla. Cioè, a parte quello che mi è stato spoilerato. Vabbè, allora, dato che sei rimasto solo tu, direi che la possiamo concludere. È stato comunque divertente, dai. Volendo, io mi sono divertita tantissimo. Sta live non posso definirla noiosa. E ci si becca, per chi la vedrà e per te Kyle, ci si becca ovviamente giovedì. Ovviamente sabato e giovedì mondo dei libri. Notte a tutti, baby. Ciao!